Quello che vedete alle mie spalle è il Babylon e questo raga è il Way Up North. Se non sapete che cos'è il Way Up North, ve lo spiego subito. You are the first, right? Are you excited? Nervous? Yeah, terrified. Yes. You will do a great job, I'm sure about it. Quello che vedete qua è il nome, Way Up North. E altro non è che la seconda conferenza più grande d'Europa dedicata alla fotografia e anche alla wedding industry. E quest'anno si terrà qui al Babylon, a Berlino. Yo, dirty in a clip, drop 100 on a zip. All I see is blue faces, you would thought I was a crip. I don't say a word, got my fingers to my lip. Yeah, and I don't never trip, all I do is take trips. Siccome l'altra volta l'avete vissuta da questa prospettiva, quindi qui sul palco, perché io ero uno degli speaker dell'anno scorso, quest'anno ho pensato bene, visto che era qua vicino casa, di farvela vivere da una prospettiva diversa. Ovvero da qua come spettatori. Eh sì, perché quest'anno fortunatamente me la godo e me la godo di brutto, anche perché parlare davanti a tutta questa gente è qualcosa che può sembrare figo da fare, ma vi garantisco che vi dà anche un bel cagotto e tanta energia, ovviamente. Allora, la gente sta entrando. E siccome la gente sta entrando, io esco per prendere il mio badge, perché ancora non ce l'ho. Roberto! E qua dietro il badge c'è tutta la line up con gli orari e tutto il programma dell'evento. E ora che vi ho spiegato tutto, caffè. I don't care what you pay for your fish, you not lit. Not lit. Yo, what the fuck is that? That could have gone wrong in so many different ways. Quindi com'è stata la prima mattinata? Sì. Bellissimo. Spaghetti, è bellissimo. Alessandro Del Piero. Yeah, it's good. Fucking delicious, man. Fucking delicious. Andiamo a deliberare un po' di Sanctuary in giro. Allora raga, e io ne approfitto per farvi l'unboxing della busta. Dentro c'è merchandising album, Mile, che è un magazine dedicato al wedding business. Poi dentro abbiamo Peak Time, ovviamente ho da registrare l'intervista per Peak Time e poi vi porto con me, la vedete nel vlog. Roba di Canon, pillette di Mejina Hill, raga. Raga, la prima giornata è finita, guardate che meraviglia che è Berlino oggi. È veramente un grandissimo spettacolo ed è stato uno spettacolo anche questa giornata al Way Up North. Stasera andiamo a cena con gli amici di Mejina Hill, che sicuramente conoscete, e se non li conoscete perché vi siete persi il video dove vi racconto come uso l'intelligenza artificiale per post produrre, lo trovate qua sopra e sempre ovviamente sotto in descrizione. Prima però devo andare a scattare l'intervista con gli amici di Peak Time. Piccolo test di fedeltà al canale, ora vediamo se riconoscete dove sto per portarvi adesso. It's YouTube, baby. Oh, it's YouTube, baby. Yeah. Allora, lui è Ryan. Yeah. Ora mi farà... Can I take one of you just holding your phone and asking? Yeah. Me? Should I look the phone or you? Well, this isn't the real one. See? That. So here we go for... Raga, io sto per andare lì. Rispondere alle domande. Normalmente uno lo fa per YouTube, fa tutta questa roba, però quando qualcuno ti punta addosso una telecamera che poi sai che finiscono nelle interviste, nelle pubblicità, sta roba ti fa venire un po' di strizza. Roberto, raga, è un casino, cazzo, è un casino. Ciao. Raga, ce l'abbiamo fatta, è stato divertentissimo, veramente, mi gaso quando faccio queste cose. Spero soprattutto che il risultato sia interessante, perché poi mi vedrete al giro per i vari social. Oh, hello. Come viene che parlare italiano, eh? Sì, eh. Madonna, ci stanno odiando tutti. Raga, bellissima serata, ora però sono cotto, vado a letto e ci vediamo domani. Bella per tutti, ciao.
Raga, la mattinata è partita veramente a bomba, ora però mi si è aperto un leggero buco nello stomaco. Buon appetito! Buon appetito, grazie, grazie. È davvero difficile oggi come oggi descrivere a chi non appartiene a questo mondo il livello che ha raggiunto la fotografia di matrimonio nel panorama internazionale. Sono stati giorni intensi, divertenti, riflessivi, sorprendenti, commoventi anche. E questo non è che l'inizio, perché quello che è stato condiviso qui non sono altro che semi, che sono sicuro diventeranno qualcosa di veramente concreto. E io non vedo davvero l'ora che questo accada. Ci vediamo a Firenze, raga!